sono iniziati i restauri al Caffè Pedrocchi di Padova, uno dei caffè più belli e importanti d'Europa, disegnato per essere addirittura il più bello della terra. Il cantiere è già allestito su Vicolo Pedrocchi e l'inizio di un restyling che interesserà tutti gli intonaci esterni del caffè, commissionato nel 1816 all'architetto veneziano Giuseppe Iapelli da Antonio Pedrocchi, che aveva ereditato la piccola bottega di caffè del padre Francesco Bresciano e sognava appunto di farne un capolavoro delle arti. Un restauro che durerà almeno fino al 2022 e che sarà piuttosto complesso, perché una volta concluse le opere esterne si passerà alle sale interne, alcune delle quali presentano già evidenti problemi di intonaci, infiltrazioni e crepe, alle sale del piano terra e al piano nobile, per concludersi nell'ala che per anni è stata sede degli uffici dell'assessorato alla cultura, in stato di degrado che il comune ora sogna di trasformare in un hotel di lusso. Una trasformazione che richiederà un percorso lungo continuativo di lavori. Come amministrazione abbiamo un progetto molto chiaro: cominceremo a restaurare tutte le facciate esterne, le logge, i materiali lapidei, gli infissi, primo step. Secondo step prevede un intervento fondamentale nelle aree che hanno conosciuto il maggior degrado, quindi il primo e il secondo piano, con interventi forti e significativi in tutto l'aspetto relativo al colore. Andremo per esempio a rivisitare il colore dello scalone, che non è quell'orribile verde, ma è un celestino che i tecnici hanno fatto riemergere. E poi andremo a rimettere mano ad alcune sale dove i materiali, l'utilizzo dei materiali funzionali hanno rovinato i pavimenti, gli stucchi sono da rifare. Diciamo, il secondo step poggerà anche su un intervento forte degli sponsor. Un terzo punto fondamentale: è inimmaginabile, lo sottolineo con forza, che il secondo piano resti in quello stato di degrado. Obiettivo di questa amministrazione, d'intesa con il sindaco, è quello di creare entro la fine della legislatura le condizioni per cui l'intero piano venga rifunzionalizzato, naturalmente con il consenso della sovrintendenza e degli organismi preposti alla sicurezza, a far sì che finalmente torni non solo quel tempio dedicato al caffè, ma anche quel tempio dedicato all'albergo e alla comodità, come dicevano le cronache dell'Ottocento. Il comune riceve dalla nuova gestione del Caffè Pedrocchi una cifra di 300.000 euro l'anno, che ha deciso di reimpiegare nella manutenzione nel rilancio del caffè. I primi saggi dello studio di architettura incaricato dei lavori hanno già portato alla scoperta di alcune sorprese, come il cielo azzurrino emerso sotto il verde che ricopre la scalinata che sale al piano nobile. Anche nelle sale ci saranno novità. Il velo d'oro fasullo che ricopre le api di Sala Rossini verrà sostituito con oro zecchino. Verranno restaurate la sala romana, base circolare, e la piccola sala moresca, quasi mai visibile. I lavori sono finanziati per ora solo fino al secondo stralcio, mentre per il ripristino delle pavimentazioni e altri lavori di consolidamento il comune è già alla ricerca di sponsor privati. La storia del Caffè Pedrocchi coincide quindi con avvenimenti importanti per la città di Padova. Fin dalla sua nascita, a inizio Ottocento, cambia infatti con l'affermarsi anche a Padova della nuova borghesia anche l'assetto sociale cittadino. Il Caffè Pedrocchi, caffè senza porte, aperto giorno e notte, dove si poteva sedere ai tavolini anche senza ordinare per scambiarsi opinioni o leggere un libro o un giornale, è il luogo simbolo di questa trasformazione. Noi siamo dentro uno dei luoghi simbolici, evocativi della città. Insomma, le cronache che dell'Ottocento ci raccontavano di questo modesto caffettiere molto ambizioso, questo dicevano le cronache, che voleva realizzare il più bel caffè della terra. Ci riuscì, a dispetto di chi come Carlo Leoni, nobile, aristocratico ma anche democratico, lo dipingeva, ahimè, come un rozzo, un disgraziato, un ignorante, un poveraccio, venditore d'acqua calda. Diciamo che Pedrocchi, a dispetto di tutto ciò, è riuscito a lasciare quello che il Dandolo ha definito un vero tempio, il genio di Iapelli ha lavorato in questo senso, dedicato a che cosa? Al caffè, dice Dandolo, e un vero albergo dedicato al piacere. Una pagina importante sono i moti studenteschi dell'8 febbraio 1848, quando la morte di uno studente dentro al caffè provoca la prima dura manifestazione studentesca contro l'invasore austriaco. Una targa ricorda questo episodio, che dà inizio alla vita
vita risorgimentale del caffè, le cui tre sale bianca, rossa e verde ricordano quest'anima profondamente legata alla storia della città. Io credo che l'amministrazione comunale deve essere consapevole che noi qui stiamo mettendo mano ad uno dei luoghi più emblematici, che in un certo qual modo cambia l'anima urbana, perché è anche una scelta strategica posizionarlo qui dove c'è una nuova dorsale, c'è una dorsale culturale, non è più la vecchia dorsale clerico, aristocratico, clericale e militare che si muove da Piazza Duomo a Piazza dei Signori. Qui c'è una nuova dorsale culturale che è Zambeccari, la grande libreria, c'è l'università, il ginnasio, e lui, l'Homo Novus, appunto è l'emblema che rappresenta l'ascesa di una nuova classe sociale. C'è un bello simbolo che viene detto al tempo, è la reggia popolare, come dire, qui è cambiato qualcosa, è la Padova che cambia, è una borghesia in ascesa di cui il Pedrocchi, appunto l'umile caffettiere, figlio di uno straniero, di un umile straniero, come lo dipingevano le cronache, riesce a costruire questo tempio, questa reggia popolare, che diventa un luogo di grande sociabilità di una nuova classe politica e di una nuova classe economica che ha grandi ambizioni, ripensare Padova non più come la città del tempo passato, ma pur in epoca di restaurazione, come la città che traguarda alla nuova ascesa di nuovi gruppi. E poi questo luogo sarà destinato per forza a diventare, dentro le aspirazioni della borghesia padovana, per antonomasia il luogo del mito, del grande mito risorgimentale. Voglio sfatare un altro mito, però questa sala non era il tricolore, perché questa sala bianca in origine era nera. Serve però, diciamo, questo luogo rappresenta e racchiude per la città un luogo evocativo della sua identità più profonda. Questo storico caffè amato da popolani e letterati, Stendhal amava prendervi il caffè alla menta, ancora oggi simbolo del Pedrocchi, è quindi un luogo centrale nella storia di Padova, anche se a fondarlo fu un bresciano e a realizzarlo un veneziano, l'architetto Iapelli appunto, che volle tradurre in architettura il nuovo spirito laico e illuminista che attraversava la società. Al piano nobile ci sono 10 sale, una diversa dall'altra: la notissima sala egizia con i suoi soffitti blu, quella greca con anfore e un soffitto a tema, la sala romana rotonda e avvolta negli affreschi, quella rinascimentale che apre le porte del museo rinascimentale che occupa oggi la gran parte del piano nobile, la sala gotica e quella pompeiana, la sala teatro dedicata a Rossini e infine la piccola sala moresca. E poi ci sono le terrazze da cui si gode una spettacolare vista sulla città, aperte solo in rare circostanze, con splendide balaustre chiuse dai grifi in rame che Iapelli fece realizzare dal romano Giuseppe Petrelli, e luoghi appunto quasi sconosciuti al pubblico, come le grandi sale dell'ala che ospitava gli uffici comunali, dove si ipotizza ora di realizzare una foresteria di classe come era in origine, e ancora la scalinata circolare che collega i diversi piani e angoli del palazzo, che è una pianta a pianoforte proprio come quello che campeggia al centro del caffè. Oggi il caffè Pedrocchi ha un orario da rispettare e le porte non sono proprio sempre aperte. I tempi sono cambiati, ma la nuova gestione ha in mente altre trasformazioni. Questo era il caffè senza porte, era chiaramente evocativo di un sogno appunto dell'Homo Novus Pedrocchi, ma davvero dobbiamo dirla tutta: in realtà voi siete su uno spazio che dovrebbe essere strada, perché originariamente Pedrocchi immaginava la sua reggia, il suo panottico, e questo qui era il caffè ridotto, ma qui era strada. Penso che sia difficile, noi dovremmo modulare gli orari, nel senso, è cambiato il tempo, siamo in un'altra stagione, e credo che sia doveroso un elogio ai nuovi gestori, perché, lo dico con grande chiarezza, è aumentato il fatturato, sono aumentati i dipendenti, come dire, cose importanti sono state fatte a prescindere dal fatto che le porte siano chiuse e aperte. È importantissimo che le porte possano restare aperte, non solo, al tempo stesso è importante che il restyling vada a correggere alcune storture che sono comunque state negli anni un oltraggio alla storia. Ne cito una, per esempio, che starà a cuore i padovani: le modalità del restauro delle api, che è oro falso e non oro vero, come dire, è un affronto alla filosofia sottesa all'approccio innovativo di
gli appelli. Abbiamo messo assieme due folli, Antonio Pedrocchi e gli appelli. Questo risultato noi padovani l'abbiamo in eredità e dobbiamo essere nella follia dei due grandi artefici conseguenti. Quindi indubbiamente nei mesi a venire definiremo con la nuova gestione un nuovo approccio decisamente più innovativo. Ma ancora un plauso a chi in questi mesi ha saputo far rinascere il Pedrocchi.